12° congresso dei radicali italiani qui a Chianciano, è la seconda giornata, siamo in compagnia di Blanca Bricegno. Blanca, che su Liberi TV possiamo dire ormai è una abituè, la sentiamo spesso in qualche modo le corrispondenze sulla questione venezuelana, sulla difesa dei diritti, sulla libertà. E giustamente in Casa Radicale io penso che non poteva trovare una casa migliore per poter portare queste istanze di libertà e di rispetto dei diritti. E le chiediamo ovviamente prime impressioni su questo congresso. Grazie. Allora, lo tieni tu, grazie. Bene, diciamo che sono sempre felice di partecipare ai congressi radicali, perché ho la possibilità di offrire una visione diversa del mio paese, della tragedia che noi stiamo vivendo, del genocidio fisico, morale, culturale, spirituale, linguistico, istituzionale, e farvi arrivare ovviamente un'altra visione molto diversa da quella che esce fuori dal programma sull'America Latina che esiste tutte le settimane. Di questo congresso in particolare, onestamente Gianni, non sapevo come partecipare, perché lo consideravo molto, come dire, vostro, nel senso che io a volte ho lo scrupolo del fatto che io non ho la cittadinanza italiana, quindi a volte dico come e che mi inserisco. Però alla riunione precongressuale dell'Associazione della Idealietta a Torino, nella quale io partecipo, c'è stato un invito del segretario a far diventare Radicali Italiani una casa che accogliesse tante diversità con la voglia di far politica, quindi questo mi ha dato assolutamente uno spunto. Poi ieri io sono nella commissione di quale partito? Credo che la seconda commissione, e Liparini pure ha detto una parola molto importante, di far sì di essere accogliente, e da questo punto di vista, e sempre col concetto del partito radicale non violento, transnazionale, traspartito, mi sono sentita totalmente chiamata parte. Sicuramente è una situazione dal mio punto di vista molto difficile, per voi capire la forma o come continuerà, se continuerà, e io mi auguro che di fatti possa trovare vita e nuova linfa. Dal mio punto di vista, come proposta, sicuramente noi come resistenza venezuelana in Europa, gruppo Aires Ven, Foro Siglo XXI Italia che rappresento, verso i radicali abbiamo passione, perché abbiamo riscoperto un qualcosa di cui noi veniamo ad essere ed abbiamo dato forma. Sono forme probabilmente moderne, io non sono un teorico della politica o queste cose qua, ma sono veramente, preferisco dirmi, una persona appassionata non solo del bene, ma della libertà e dei diritti umani sicuramente. Includo animali, vegetali e anche le pietre in questa mia concezione e modo di pormi e di essere. E sicuramente la differenza la fanno le persone. Dicevo proprio che noi come Aires Ven abbiamo una forma particolare, perché noi ci definiamo come una somma di volontà. Noi siamo un gruppo di persone dove non c'è una struttura neanche di associazione, cioè non,
c'è una persona responsabile come direttore esecutivo, c'è una persona responsabile come presidente, e la mia qualifica è quella di fondatrice di questo movimento, ma non c'è diciamo una struttura rigida, è piuttosto forse come Levinas una struttura un po' liquida che è sparsa nel mondo. No? AIRESVEN ha i suoi membri nel Venezuela, nelle Bahamas, negli Stati Uniti, qua in Italia, eccetera. E per noi il fatto della vostra galassia non è tanto un problema quanto piuttosto una aspirazione di poter tantissimi, io lo dico con questa metafora, noi venezuelani organizzati come resistenza nel mondo, perché ci siamo, è una diaspora di 1,8 milioni più o meno di persone, quello è un calcolo, il calcolo ufficiale è 1,2 milioni, noi calcoliamo ce ne siano molti di più, ed è questa diaspora che si inizia a organizzare possa, è la mia metafora, generare tantissimi rivoli di libertà, di democrazia, di diritto, onde confluire nell'Orinoco della nostra libertà. E questa è la... Fantastica questa metafora idrogeologica. Sì, esattamente, idrogeologica, perché il disastro ideologico del Venezuela ha prodotto non solo il disastro idrogeologico reale, perché tutti gli anni, ogni volta che piove, allora ci sono i damnificati. E cosa fa il regime con le persone dei ranchos che sono proliferate? Perché non è vero che la povertà sia diminuita nel Venezuela, è piuttosto cresciuta. In questo momento non c'è nemmeno la carta igienica, il latte per i bambini lo vendono a cucchiaiate, no? La gente va a un posto, compra tanti cucchiai di una cosa o di un'altra, e quindi in mezzo a questa infinita povertà, questo fare costruire la favela, il rancio su delle colline che magari sono friabili anche perché gli escrementi minano la struttura orografica, e quindi c'è il momento in cui non regge più e cadono, ebbene il regime trova meraviglioso dire a questa gente che regalerà delle case, che farà, e li mette nei ministeri, nella lobby. Tu, per esempio, se questo fosse il Ministero di Educazione, in questa magnifica lobby tu avresti qua queste persone, no? Che sono un rancio dove vedi il bambino sporco e quel che non mangia la... Beh, insomma, la tristezza della degenerazione che può produrre un regime castrocomunista di ciò che è la dignità di un essere umano, che è un diritto assolutamente inalienabile, non commerciabile, non nulla. Ed invece loro considerano, anzi l'hanno pure espresso, qualche dirigente dice, ma se gli diamo da mangiare, gli diamo un tetto, di quale libertà e di quale altra cosa parlano o vogliono queste persone diventati la neoschiavitù del regime. Perfetto, allora con questo ponte dal cattocomunismo italico al castrocomunismo venezuelano ringraziamo Blanca Bricegno, vi ricordiamo di seguire l'appuntamento di Voci Transnazionali quando parliamo di Venezuela, grazie ancora e a presto. Bene, un saluto a tutti i liberi.tv, speriamo che queste conoscenze, queste informazioni, ma io li chiamo anche conoscenze del Venezuela, arricchiscano la vostra capacità di dubbio e di ricerca di altro, quindi il nostro blog è www.gruppoairesven.wordpress.com, grazie. Grazie a te.